IFA 2019, Samsung abbassa la cifra d'ingresso per il 5G, 749 euro, e parliamo di Galaxy A90, annunciato pochi giorni prima proprio di IFA, e adesso qua lo vediamo per la prima volta. Un prodotto che praticamente riprende il form factor di S10 5G, perché è sempre un 6.7 pollici, ma abbassa ovviamente le caratteristiche tecniche, pur rimanendo un super top di gamma, perché il display è un bellissimo schermo con una risoluzione Full HD Plus e tutta la Samsung One UI, quindi la possibilità di gestire il dispositivo in tutte le sue caratteristiche. Qui sto cercando di uscire dal Samsung Theme, e con tutte le personalizzazioni di Samsung che vi permettono anche di andare a modificare lo schermo, a mettere l'interfaccia scura, a personalizzare l'esperienza in maniera completa e a sfruttare la AMOLED e tutti i servizi che Samsung inserisce. Un prodotto che ha, tra l'altro, sia in Europa sia in America, quindi anche in Italia, il processore Snapdragon 855, che all'interno della scocca dovrebbe riuscire a performare molto bene, perché troviamo una 4500 mAh, quindi tra consumi inferiori rispetto all'Exynos e la stessa batteria di S10 5G dovremmo avere un'autonomia molto interessante. Particolarissima poi la back cover posteriore, che ha questa colorazione tripla, una fascia argentata laterale e una doppia colorazione simil-pixel, o meglio per struttura, che taglia di netto a metà la cover posteriore. Qui non fate a caso a questo, dovrebbe essere un adesivo che è stato staccato e lasciato un alone, però dovrebbe essere tutto uniforme. È una colorazione molto molto particolare, non so se mi piace, però insomma è sicuramente qualcosa di nuovo. Fotocamera tripla, 48 megapixel 2.0, 8 megapixel e 5 megapixel, ovviamente con ottica grandangolare e la stessa interfaccia che abbiamo visto sulla serie Galaxy già commercializzata, quindi tutti gli S10, e con tutte le funzionalità di live fuoco, super macro, video, panoramica, modalità pro e ovviamente la modalità foto classica, che adesso ho ovviamente perso. Eccola qua, foto. Come vedete ci sono tutte le opzioni anche per quanto riguarda la gestione video, che arriva al 4K, dovrebbe essere 60 frame al secondo, ma in realtà non me lo dice, quindi a questo punto temo sia un 30 frame al secondo, però comunque un prodotto sicuramente interessante anche da questo punto di vista. Frontalmente una 32 megapixel con qua sopra uno speakerino, una capsula che funziona anche da speaker, ma lo speaker principale è qua in basso. Qua coperta la Type-C, è una Type-C 3.0, e lo vedete qua perché ho un A90 connesso alla DeX, quindi la possibilità di sfruttare i 6 GB di RAM, i 128 GB di memoria interna e tutta la potenza dello Snapdragon 855 per fare un po' quello che vogliamo, quindi andare online, andare su internet, controllare le mail, qualsiasi cosa vogliate. Vediamo se è connesso, ma insomma vabbè, la DeX sappiamo che funziona molto bene, che ha tutte le funzionalità di ridimensionamento delle schermate in maniera molto molto semplice. Non so cosa è successo, ho applicato la pubblicità, e tutte le opzioni che possono essere gestite in multifinestra. Tra l'altro ha cosa molto carina, non avevo visto, guardate un po', è il modello Exynos, scusate, Snapdragon, e rispetto al modello Exynos ha la radio FM, che vi faccio vedere su DeX, ma in realtà ovviamente è presente anche nel menu del telefono da qualche parte. Vediamo se la vedo. Radio FM non c'è, la cerchiamo, sarà in qualche cartella, e sul modello Exynos questa funzione non c'è. Come dicevo, 749 euro, disponibilità da ottobre in Italia, comunque dalle prossime settimane dovrebbe essere già probabilmente attivo il preordine. C'è la colorazione bianca e la colorazione nera. Maggiori informazioni su hdblog.it. ciao.